Gruppo subacqueo paolano è impegnato da anni nell'istruire giovani non vedenti a scendere nelle profondità del mare. Adesso i sub calabresi stanno sperimentando un dispositivo americano inventato solo per i giochi tipo quello della caccia al tesoro, ma a Paola hanno avuto una grande idea. Abbiamo subito pensato che, visto che potevano essere preregistrati e portati sott'acqua, sarebbe stato un apparato molto utile per i ciechi e gli ipovedenti per dar loro delle informazioni attraverso l'audio. Ecco cosa sentono i sub non vedenti sott'acqua. Ciao, ti trovi alla profondità di 8 metri. Controlla il tuo bicavo G e seguendo la cima guida arriverai ad un'anfora olearia. E a Paola si sperimenta anche una versione particolare di questa macchina, capace di comunicare con la superficie. Quest'altro è un apparato che ha questa parte in più. In pratica con le maschere gran facciali si può comunicare direttamente con questo apparato e poi in superficie con un range di oltre 50 metri. Quindi dalla superficie il sommozzatore, che per noi ormai lavora in totale autonomia, seppure con un assistente affiancato, lui arriva ad una boa, scende lungo una cima e va ad osservare, quindi a toccare i particolari relativi all'immersione. Da oggi quindi le profondità del mare davvero non avranno segreti, neanche per i non vedenti.